Buonasera, Eccolo. Fix. Ixio! Ixio, Victorinox c'è, sì. Ciao, 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 ciao. Se va c'è, se Victorinox c'è, ci L'attesa è siamo stressante perché non hai visto il delirio che ci sarà tra un po'. Quindi Ma lo sapete che se solo siamo in di 14 diretta. poi ci saranno a fare tutte, cioè 14 fasi, vero? Posso anche diminuirne, 7 fasi. Ma eh? Allora, il flusso attività si può tempo cambiare? veloce o normale, prima di tutto. Lascialo normale per ora. Normale, Semmai poi flusso mettiamo il dinamico. attività e scrittura disegno, va bene, turni. Scegli quanti turni giocheranno i giocatori per creare un Ma lascia arbitro, che così. massimo o tutte, dice. Cioè, Tutte, molto quello lascialo Oh, così. lascia tu. Lascialo così. Dai, Lascialo facciamo la prima così. Così, così, normale, poi vediamo. lascialo. Siamo? Vai, E per ora. manca Diletta. C'è Freeparlour che dice arrivo forse, ma non si sa esattamente cosa, da cosa dipende Vabbè, se il no flusso. startiamo, chi arriva dopo, arriva dopo. Oh, Lofra, dove sei te, zio? Sei Due sempre slot abbiamo. sei il solito tiraperi, eh? Solito tiraperi. Diletta ha detto che entra al prossimo turno, che adesso sta Quindi preparando parto? il tablet con le cuffie. Sì. Va Parto, bene. via. Ma cosa Allora, bisogna fare? Siete partiti? devi Cos'è? scrivere una cosa, ok? Devi scrivere una cosa. Non dire cosa, gli Devi altri devono scriverla. disegnarla. Ma che cazzo? Perché non mi ha fatto iniziare a me? Come no? Sì, adesso sì. Ah, io stavo leggendo dalla live, mannaggia. Perché Adesso in devo live, aspettare che mi... prossimamente sul canale live uscirà il video della live di ieri. Ma quindi adesso a me arriva una frase, devo disegnare la frase che arriva? Mica, ma come intelligente. Vedi, te l'ho detto, non c'è bisogno che Ma te lo sono dico. intelligentissimo, sono Porca troia. intelligentissimo. Eccola qua. Ecco. Ma chi è che fa queste frasi del cazzo? Non potete disegnare, appunto, cazzi, mi raccomando. Infatti, ho scritto frase del Sta cazzo, allora. difficile. Cioè... Il mio potrà essere fraintendibile come disegno. No, non sto disegnando quella cosa. Sì, neanch'io sto disegnando quella cosa. Come faccio io a fare quella? Mi chiama col touchpad, è impossibile. Ma io non so cosa sto disegnando. Ma nemmeno io so cosa sto disegnando, credimi. Vabbè, è andata. Ma c'è ancora il tempo, eh? Sì. Dovevi vedere ieri quando c'eravamo tipo 10 secondi per disegnare. Ah, non si può vedere sta cosa. Ecco cosa potevo fare. Mi arrendo. Ma poi io ho pubblicità di fianco con le donine nude, non ho capito, cioè È istigazione. normale, è normale. Posso Cazzo! fare anche le linee dritte? L'ho scoperto adesso. Mannaggia, Benvenuto vabbè. nel club. Come faccio a Vabbè. identificarlo, sto zio? Come faccio a... Ma... Ma secondo Cercate di me... non usare le scritte, che è più divertente. Secondo me i bambini di 2 anni disegnano Oh meglio di no! me. Andà. E adesso Chissà che il tu primo dove sei? disegno l'ho fatto ai livelli Ok. di Sectorina. E no, di Sectorina, di Di Caos. caos. Lui è Chissà se. diventato uno standard ormai. È incredibilmente uno standard peggiore del mio. Quattro persone ancora non l'ha fatto, eh? Tac, guarda là. Guarda che roba, 2 persone in ritardo, eh. Ma che Adesso cazzo è devo sta? tradurre questo disegno? Porca troia, cos'è sta roba? Eccolo là, bene, bene, bene. Io sono andato ben arrivato, indovinato. Ma che cazzo è sta cosa?
È bellissimo vedere alla fine poi le interpretazioni varie. Infatti alla fine Sectorino vedrai tutti gli album con le interpretazioni. E poi quello che tu stai scrivendo adesso verrà dato come tema a qualcuno. No, non fate il tempo a scrivere. Ma non potete scrivere, ve l'ho già detto. Non potete scrivere, fare ste robe. Non potevo scrivere, oh zio Pera. Ma scusa, arriva un disegno, devi interpretare, no? Ma no, ma chi è che scrive certe cose? Sì, ma l'impertrazione c'è cazzo, dai, non ha detto niente bene. Il colonnello che scrive. Dovete scrivere qualcosa cazzo. Per forza, però. Dopo sì, ma niente pegni, avevo detto. Ma adesso c'è la gente, c'è scritto vuoto e non sa quello che fa, no? È il vuoto, l'avevamo già fatto ieri il vuoto. Sì, ma quello che c'ha Mike, Cristo, chi è che l'ha fatto? Cioè io vi banno, cazzo. Prossimo giro non gioca. Come all'asilo. No, c'è l'Andù, c'è indietro anche zia Pina, dimmelo dopo, no? Dai Simon, vieni anche te. Ma non disegnarlo. Io penso che ho fatto il disegno più bello di sempre. Anch'io. Io il più brutto. Sì, anch'io sono convinto, ma proprio tanto. Ma non Caos. Trovo che sia una censura, Andre. Diciamo che Felix, il problema è il verbo. Il problema è che ci hanno tutti ammesso all'Accademia delle Belle Arti di Brera, sicuramente. Sì, ma smettete di disegnare cazzi e scrivere cazzi, per favore. E altre parole brutte correlate. Ma perché suona sto telefono che manca ancora tempo? Ti avvisa che sta finendo il tempo. Ma mi dà fastidio, però. C'è il coso lì qua di suoni. Non puoi mutare. Ma chi sono i due che sono sempre in ritardo? Dai. Gli artisti. Vabbè, saranno Seba e Caos. E ora descrivi questo tentativo di disegno. Che cazzo è sta roba? Non scrivo in italiano, che sennò poi non ci sta. Ciao, io sono il vero Peps. Ciao vero Peps, ciao. Ma che ma che cos'è sta cosa? Andate a cagare. Aspetta, mi devo ricordare come è fatto sto coso. E così. Aspetta, devo cancellare sto schifo. Perché ti mette pure lo sfondo sto bastardo. Poi devo fare così. Ci devo fare. Palle. Oh, ti dico bianco. Bianco vuol dire bianco, non nero. Io volevo fare il bianco, ma non me lo fa fare il bianco. Sei bianco su bianco. Devi cliccarti sopra 36 volte. Ok. Perfetto. Che cazzo? Questa è facile, basta conoscere un po' il banana. Ta-na-na-na-na-na-na. Che silenzio che... Oh, prima si parlava un sacco, era una chat estremamente... Vamo. La prossima volta...
adesso che siamo tutti esperti, faremo sì? una... Sì. Mettiamo direttamente il fatto che quando tutti sono pronti il tempo scade. Sì, ma non so se si può mettere. Solo che si può non mettere. Si può mettere. Ho guardato le impostazioni ieri, ma non c'è, non ci puoi fare quello, non puoi mettere quello. Puoi mettere veloce, normale. Puoi mettere solo la velocità del tempo. Che bello, chi è che ha pensato a me? Veloce. Basta spoilerarti la cazzo di live. Ma infatti Diva qua ti guarda sempre, non c'è gusto. No, bannatelo. Bannatelo. Bannalo. Adesso disegnate tutti un cazzo e scrivete Diva sotto. Lo puoi bannare solo lasciato. Non dirgli queste idee, per favore. Perché già non stava facendo. Ho detto una live pacifica. Un cazzo. Che cos'è sta cosa? E ora descrivi questo tentativo di disegno. Io ti voglio avere davanti il capolavoro di Peps. Perché penso che questo sia umorismo di Peps. Quasi. E qua un'altra persona volgare che è passata prima di me. Oh, io non ho fatto nessun disegno volgare fino adesso, Allora non ti è ancora capitato quello che è capitato a me. Ecco. È quello che è capitato a me. Colonnello, smettila, cazzo! Smettila! Per adesso la mia esperienza è buona, Oh, la mia, guarda. Io non c'ho un disegno zozzo fino adesso. Addirittura. Ma dai, ma come può disegnare una roba del genere, ragazzi? Ecco, ha cambiato idea. Oddio. Scusa. Dai, quelli che ha scritto al sud, chi è che ha scritto al sud? No, come fa a disegnare roba del genere? Dai, improvvisa. Con tutte le cose che ci sono qua, tutti spaventi nel disegnare al sud? Fammi capire. No, non è pensabile. Madonna, guarda, il talento mi sta uscendo proprio dalle... Sì, baby. Oh, yes. Difficoltà a colorare. Oh, yes. E poi? Allora, la facciamo facile così tutti capiscano. Così easy. Se no, in angolino qua potrei disegnarvi... direttamente ancora così, tac. Chiunque si vuole unire venga su Discord, al prossimo giro si unisce. Ecco, di oggi stiamo tac. Il vero Pep, se vuoi venire su, se vuoi venire qua con noi, basta che vieni su Discord. Bisù. Ah, io non l'ho messo pronto, sono un cretino. Oh! Scusate. Dai, ce la facciamo! Non so, sto aspettando, siete lenti a disegnare, fate i capolavori artistici. Voglio proprio vedere i tuoi. I miei sono i disegni tipo di un bambino di seconda elementare. No, anzi. Credimi, competi con Chaos e Seba, allora. Credimi che ci può andare peggio. Può peggio. Andare peggio. Io sono peggissimo. Io sono quello di prima, dell'asilo. Deve imparare. Competi con Aurora. Ma tu hai mai disegnato, Chaos? Cioè, nel senso, il tempo è libero, no? Sì, ma ci metto... Questo è quello che c'aveva prima Mike. Per fare un disegno decente. Non in... Oh. Questo è facile, dai. Questo è facile, non è neanche volgare, cioè, incredibile. Anch'io, sono due di fila che trovo non volgari, sono sorpreso. Ma sono solo io che sento che il colonnello tipo è svanito nel nulla. Ma tutti sono svaniti. Ma chi è che non finisce nemmeno le frasi, ragazzi? Ma... Cosa vuol dire che se nella frase ci sono un sacco di punti domanda che non ha finito di scrivere? Che non ha scritto un cavolo. Bene, e quindi questa qua me la sono spoilerata con la live. Vabbè, sei un idiota, scusa, cioè, te lo dico così. Sei un banano.
Santi Dio, a proposito di banani. Chi è che ha appena miscliccato un riempimento? Ora. Tac! Qual è la differenza? Ma noi cerchi, zio Pino. Io non so se si riuscirà a leggere cosa ho scritto, ma va bene. Caro! Io devo mettere un foglio davanti alla live, così non mi spoilerò niente. Peccato che si vede attraverso. Mettici un libro, mettici la mia foto, mettici qualcosa di più, eh. Ci ho messo due fogli. Due fogli addirittura. Ma a me non va più avanti la rotellina del tempo. Mi sa che si è buggato. No, a me sta andando, ma sta andando piano 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 piano. Ah sì, è vero, va lentissimo. Ok. E perché siete lenti? Ah, che silenzio. Fatto. Che calma. Comunque io ancora non c'ho i segni sconci, quindi diciamo bravi. Che ho avuto bei temi, non mi sono arrivate porcate. Manca a me. A me no, porcate, ma cose strane sicuramente sì. E questa la dice lunga su chi siamo, eh. Madonna, c'ho voglia di un grande siluro, Madonna santa. Ecco, come te lo mandano. Esatto, l'hai chiesto. Devo ancora cenare. Ma tutti l'altro. Dobbiamo fare il disegno di tutti? Non finisce più. Guarda, siamo alla fase 11 su 12. Però, scusate, uno fa il disegno e poi scrivete le parole di fianco. Non ha molto senso. Non puoi scrivere in Matera su una cazzo di cosa di Matera. Cioè, non puoi scrivere sectorina sopra sectorina. Bisogna far capire che è sectorina. Non puoi scrivermi i piselli di fianco dei pallini verdi, perché secondo me non ha senso. Eruzione? Vabbè. Eruzione. Eruzione suona meglio, non rompere le palle. Ci ho provato, ma non funzionava. Eruzione. Madonna, che figa la reputazione, ragazzi, vi ringrazio. Ma perché sei razzista? Questo è difficile. Ci hai commesso solo perché sono con la camicia rie? Comunque, perdonatemi, mi sono dovuto assentare a 37 secondi, ragazzi, ma purtroppo è così. No, erano 7 minuti più che altro. Non lo so, ma io... Purtroppo... Purtroppo... La mia living room è altrove. Com'è che ad esempio Secco ci ha portata di mano la moglie, no? Io invece no, devo migrare. Quindi? E quindi capite che mi telefona, dice ma che cazzo stai facendo, come va, come non va. Sei vivo? Esatto, bravo. Qualcuno potrebbe pensare che minchia stai in un ostello? Quasi. Che era? Quel verso demoniaco. Allucinante. Aspetta a vedere la fine. Questo è facile, vero, vero Peps? Dei disegni. Cosa? Fatto. No, stavo parlando col vero Peps, scusami. Col vero Peps. Tutto sta free power. Ho fatto dei disegni bruttissimi, ragazzi, perdonate. Dai, ma smettere di scrivere delle robe oscene, per favore, colonnello. No, non ho fatto robe oscene io. E anche la signora con le poppe, Ma vedi quanto è stato io. Tac. Telefono. Tac.
Andò. Il cazzo non fregna. Va bene, io sono pronto, ragazzi, adesso mi impegnerò, però c'è poco tempo. Bene. È finito? Cosa ti impegni, zio? Finita. Bene, si inizia. Però adesso, adesso voglio vedermelo dalla live di Mike. Però. Vabbè, ovvio, certo, andiamo dalla live di Mike. Aspetta, che arrivano in ritardo, però almeno vediamo i commenti. Ma che li vedi anche da là, che cacchio dici? Ma non esce niente. In attesa dell'host per iniziare. Clicca a iniziare, devi cliccare. Uomo che piange sul davanzale, dice Peps, e viene fuori. Che bello. Onesto, okay, onesto, bravo, bravissimo. Bravo Vittorino. Tizio che piange dalla finestra, quindi è diventato già un tizio che piange dalla finestra. È caos qua. Sembra un fornello. Pianto antico, pianto antico, che cazzo è? Non è un pianto antico? Sembra un quadrandino, una cornice antica. Prof depresso che piange, micchio. Eccolo lo scolaro. ecco come sto finito io con la pompa. Che belli disegni di Secco pure. Ci viene una pomputa che piange, palline blu. Ma fa culo, Fizio. Il pianto però c'era, dai. Cos'è sta roba? Da tu Mike sei un depravato. Che ha perso l'acqua nella bocca. Eccola, con Babbo sembrano i bambini, i segni dei bambini con problemi speciali. Iniziamo. Cassa Bluetooth di Diva. Ah, è una cassa Bluetooth, Diva, perdona. Ah, bella, bella, bravo. Ecco, quello mi ha confuso a me, capito? È la radio. La radio, vabbè, dai, siamo... Mancava il Bluetooth, capito, per capirci. Ma che disegni fate? Ma come fa a fare un disegno del genere? Usano sì, quelle forme. Sono una radio dal dopoguerra, ma dai, ma quello dopoguerra. Sono una bestia, disegno mio. Il disegno mio è confronto a quello del colonnello, dai. Killer il disastro. Ah, ecco come mi è arrivato Mike, bellissimo, quel, quel Victor Reina on air. Beh, onesto, RTL. Onesto. Da Radio scrivo... Veneto a RTL. Beh, in realtà è partito da cassa Bluetooth. Super che? Power. Pota? Super Pota. Super Pota. Ho capito che Mike lo facciamo tutti col cappellino e la M. Quello è sì. Tuo. Canonico, beh, evidentemente il marketing ha fatto bene. Sempre quel non so che richiama. Vabbè, cazzo, è Seba, ecco. Allora. È Seba. Però scusate, peni che sborrano sulla donna. Sì, praticamente è quella blasfemia a livelli di quelli bestiali. Penna di... Appena ma è Gesù sa croce che scrive. Ma come disegni, Mav? Croce sul documento. Penna santa. Penna santa. Penna santa. Figlia della potenza. Cioè, questa come cazzo era iniziata con cannoni costieri? Praticamente da... Sì. Mi aspettavo un pene, francamente. Il pene c'è stato. Però poi... Seba è un pervertito, basta. Cazzo, l'avete tirato su male, quel ragazzo. È stato Secco cosa hai disegnato te? Vabbè. Con te. 82. Questa è la cosa. Perché eri Diva? Perché... Guarda che logo, Diva. Mamma mia. Merchandise. Ciao, Morgoth. Di Mike ciao. È meglio. Allora, Diva. Tac. Vedi che c'è della potenza. Wizard. Guarda là, ma vai a Sectoria come conosce gli aerei low cost. Hai visto? Mio aereo, Diva. Diva Plane. Ah, questa volta non è stato distorto. Però in realtà. Ho capito, ma se scrivi Diva, cioè, quando scrivete Mike, mica scrivete Mike, capito? Mettiamo il berretto, però, con te. Ok, però... cazzo. E quando facciamo colonnello, mettono i gradi, capito? E infatti, l'uovo rosso di Pasqua. E quello non è stato. Quella a destra. Quella a destra dovrebbe essere il regalo. Ah. Come cazzo ho fatto regalo. A capire il pacco regalo? Però guarda, vedi, il dinosauro non ci sarei mai riuscito a farlo io. Ma è enorme. Io e Secco ci capimo, poi è un pacco regalo, ragazzi. È un uovo... ragazzi, veramente tutt'altro.
Uovo di minotauro. Io non c'avevo sta roba. Insomma, qua c'è caos che fa porco. Niente, raga. Nido di piselli. Ecco come diventa. Sì, è caos che distrugge i piselli. Ecco. Installato i piselli. Ti devi scrivere, Seba, non devi scrivere. Che spettacolo questa con i condimenti. Cioè, bella, è partito da un uovo rosso di Pasqua e finito un'insalata di piselli. Settoria che sbrocca i materani, cioè. Ecco, ecco come siamo arrivati. A letto, ma dove cazzo è il letto? E sembra un letto, quello lì di fianco. Ma è un letto perché sono materassi, materani. Ah, ma... Che è Eminflex. Ma perché? Come è? Sono tutti pigri. Proprio da Roma in giù, cioè. È bella questa interpretazione di Fixio. Grazie. Che sogna il ghetto del sud. Ma perché? Che sogna un ghetto del sud. A me è arrivata sta roba. Che dice triangoli neri quando cade con un carrello. No. Ma dove sono i triangoli? Caos. Se sembra si drogano comunque. Poi tra l'altro a me era solo un uomo che dice triangoli quando cade e basta. Cade senza spina dorsale. Ma mica ti sei fumato, Victorino? Il tuo cane, vai. Questa è la spina dorsale che si è levata, Pepsi. Ora... Comunque la faccia del cane ha un non so che di fallo, ragazzi. Ma come comunque Pepsi è stato molto furbo a far capire che è senza spina il cane, secondo infatti, me. Sì, amante, della, cioè, amante della natura, ragazzi, come cacchio devo disegnarlo amante della natura? Che si tromba un pino. Che cuore gigante. Foresta con cuore gigante. Seba, se te usi la mente vuol dire che è preoccupante, vuol dire che sei pazzo di natura. Alberi innamorati. Alberi innamorati. Disegnati male. Disegnati. Pini innamorati disegnati male. Sono stati disegnati anche troppo bene. Il traliccio più alto del mondo. C'è, gira, secondo me gira droghe pesanti su sto gruppo. Ma veramente. Centimetri. Centimetri. Ma è quello che c'è. Viva! No! Gran colonnello, cazzo. Ma è infortunato, no? Sfortunato. Quello vinile è uscito da lei. Molto bene. Ciao, Roberto. In erutazione. In erutazione. Eh, 90, ci sta. Il vulcano. Il colonnello si è autorappresentato bene. Capellino. Oh, Madonna, benedetta. Ecco. E qua è difficile, ragazzi, tu fa la banana. Molto molto male. Di sotto. Però a me è arrivato normale questa cosa. Infatti mi arrivavo questo, come cazzo? Sì, ma infatti, cioè, come fai? Un banana con coppola che urla. Uomo banana con coppola che urla. Banana con braccia che urla. Da notare che la banana è sempre appoggiata, cioè tipo mezza seduta. Interessante. C'è per cappellino di Mike, col cappellino di Mike. Banana la coppola. Mike banana. Mike banana, porco spino. Perché? Mamma mia, qua c'è proprio... L'album di Caos, signori. Tassista che guida in autostrada quando lancia bottiglie. Bellissimo. Poemi. Tango squilibrato, ubriaco la guida. Cazzo è Tao? Tasso alcolemico. TA 0,37, che ha il tasso alcolemico molto alto. Un cinese investe un alien in un taxi. È un cinese, si chiama Tao, cazzo.
Cioè, a me arriva... Ma no, ma avevo pure fatto una damigiana di vino per terra. Ma pensavo fosse un bambino morto. Kim. Coreano incontra bruco radioattivo. È contestilizzato. Ma si è perso. Punto male. Che cazzo devi vedere, la gara? Questa è bella, Meno male che è finita. C'è ancora Fixio e io. No, meno male che è finita con la roba dei punti. Babbo Natale con Brookie al posto dei mani e piedi. Dai, ragazzi, Babbo Natale. Ah, ecco come. Sì, ma Brookie, zio. Brookie, che è quelle gambe veloci? Ci stavo, obeso e peloso. No. Vabbè, obeso no, perché i Babbo Natale sono obesi. Beh. Babbo Natale cacca, sabato cacca. Quello sembrava uno stronzo. Oh, oh, oh. Vittorino, cos'è quello? Un cactus. È un cactus con la pancia e la barba bianca di Babbo Natale, okay, che dice oh oh oh, dai. Però Babbo Natale cactus è rimasto, e viene qua nel deserto. E guarda, ci siamo persi. Sì, ovviamente. Sembra Babushka quella, non Babbo Natale. Comunque la cosa è del deserto, capito? La coerenza... sondaggio. Comunque c'è un sondaggio. Seba si droga decisamente, pesantemente, pesantemente. Siamo già tre persone, quattro persone, già detto sei pesantemente, dieci pesantemente. Paracadutista. Io suppongo che quella persona che ha detto no è Seba. Beh, dai. C'era una M. Ecco la banana in cima. Bello. Che descrizione buttala accurata. Buttala giù dal divano, dille, vedi che si tranquillizza. Mike fa parapendio. Ah, che poi. Abbiamo cambiato totalmente sport. Perché al sud il parapendio è... E qui è un concept, secondo me. L'uomo che si suicida con un... Game over, baby. Game over. Game over dei Game Boy. Cos'è che va a vedere che ma perché ti da, da apprezzare bello Victor Wesker, ma perché è diventata sta roba? Game over dei secondo me voleva scrivere dei Game Boy. Oh mio Dio, signori, manca giusto lo slot. Chi deve entrare ancora? Deal, però se posso dire la mia è un po' lento. Lo accelererei un pochino. Allora metto. Quindi vado su. C'è una speedrun se vuoi. No, se no... Vado io. No, che dopo i miei disegni fanno molto più bene. No, raga, allora, evitate di disegnare cazzi. E evitate di disegnare quadrati. Anzi. Buonasera. Buonasera. Ho sprattato secco dal computer. Aspetta, ma chi è l'host? Finalmente, scusate, ma sto leggendo una Witomoko. Finalmente una voce femminile. Scusa, non è la mia, cazzo, non è la mia. Scusate, sto leggendo una Witomoko. Sì, falla venire a giocare. Vieni su Discord. Vieni su Discord, sfrattate Seba. No, siamo 13 ma su 14. 13. Possiamo essere anche possiamo poi essere si può 30. Giocare in 16. Ah, è vero che c'è secco. Okay. Se mettete meno tempo, ragazzi, vengono delle porcate in genere. Diva è diventato l'host. Ditemi cosa volete fare. Vai nelle impostazioni personalizzate e fai così. Più veloce. E il resto lo lasci così com'è. Perché sono un piccio banale. Non volete fare sandwich? No. Brutto sandwich, cioè è normale. Difficile. Pepsi, se mettiamo più veloce. Già se scrivete le uzioni del Vesuvio nel 1900-1800 è, quindi è un problema poi fare le immagini. Se facciamo speedrun. Che è successo, Mike? Che hai fatto? Che è successo? Che sto facendo? Poi? Nella live è sparita la cosa del gioco, hai tolto tu. C'è la mia faccia, ti dà fastidio? No, scemo, nel senso che... sei brutto. Ma sei sciocchino. No, ho mandato l'invito a Witto per la partita. Oh, gomitirino. Ho mandato l'invito a Witto, scimmia. Dai, Witto. Eccola. Ma non vuole parlare, anche lei. Come vuole parlare? Mi riuscite a sentire? Mi sentite? Certo. Questo non è Witto. Questo è quello. Sono brutto e cattivo, mi sentite allora?
un po' scorreggioso, ma sì, non so cosa c'ha il microfono. Fa contatto, è la radio di Seba del dopoguerra. Lì. Sì, scrivete pure la radio del 1977. No? Vito, vieni su Discord. Va bene, vai. Niente cosa. Ditemi se startare. No? Aspetta un secondo. Hai messo tempo veloce. Sì. Vabbè, io vado in bagno. No, falla lì a fianco, che vai in bagno. Falla sul disegno. Un pappagallo uso. Fa, conviene. La bottiglia? Ciao Luca, ciao. Non la metti poi a fianco a quella dell'acqua. Dove vorresti sbagliare? Dici che depura il c***o, quindi magari... Quinto, non puoi giocare o non puoi parlare? Ah sì, in effetti è un po' tardi. No, mi sa che è già dentro, almeno si vede dentro, il nome. Ah, ok, perfetto. Tranquillo. Il mio avatar è bellissimo. Beh, spiegazione veloce, andiamo avanti, dai. Ma spiegazione di che? Di come si gioca a Peps. Come? Ah. Perché io lo so come si gioca. Yes, Luca. Dai, ragazzi, io faccio l'ultima prova adesso. Ma che giorno è oggi? Giovedì, vero? Sì. Sì. Giovedì, signor, giovedì. Giovedì, molto bene, molto bene. Molto bene, Wito, molto bene. Questo dobbiamo farlo anche quando possiamo parlare. Si può startare, eh? Vai, si vai. Può startare. Ci siamo tutti? Vai. No, fermo! Hai fermato? No, fra, ci manca di forse. Hai fermato? No, forse, sì. Ok. Allora, pensate a una frase adesso. Ok? Ce l'ho. Yep, Luca. Signora, i limoni, signora! Mazzo, ma c'era l'isola dei famosi. Ma chi se ne frega? Cosa ti sei perso? Mannaggia. Niente nomi propri, dice Lofra. Niente pegni e volgarità. Vabbè, grazie al cazzo. Vai, parti. Pam 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 pam. Niente nomi propri nella frase? Ma chi se ne frega i nomi propri? Sì, non puoi mettere nomi propri. Diva cavalca un'onda. Vamo. Tac. Figa. Easy clap. C'è qualche indeciso, vedo fa 10, 9, 10. Gludi. Io. Lucio. 11, 12, 13. Tutto bene. Io ho giocato. 12. Dai, ragazzi, ne manca due. Non incominciamo col buco. 13. Niente nomi, questo andate a cagare. Ma chi è? Andate a cagare veramente. che fa certe cose. Andate a cagare. Allora, questo è facile se avete seguito le mie live. Tac. Così più o meno. È risaputo che questa cosa ha. Non so come disegnarlo. Apprezzate l'arte, mettetela da parte, così dicevano. Oh merda, sta finendo il tempo, io non sono all'inizio. Porca puttana, sono indietrissimo. Cos'è sto? No. Che poi sembra un pene. Eccolo. Per chi ha seguito le mie live sa che cos'è questa cosa. Banate diva, no, Lof, bannatelo. Seba, chiunque. Piateo. Salutemelo. Se lo dico così, ragazzi, non posso, quindi
È impossibile, non riesco a disegnare col touchpad. Cioè, non la grande, secondarista, non la grande. Fai un pene. Quello è facile, è sempre facile da fare. No, il tempo! Con due. Allora, tac, tac. Questi li conosco da tutti, dai. Via. Tac. Ah sì, la bandiera sarebbe utile. Guarda, ma che stai facendo, Mike? Che bandiera, che dici? Gli sarà capitato il mio. Uno dei disegni più brutti del resto. Il tempo a me pare uguale. Ah, finito adesso. Oh, cos'è? Cazzo è? Devo... Cos'è questa cosa in alto, signori? Ecco qua. Ah, niente volgarità, giusto, scusatemi. Il primo che prende le regole. No, 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 no. Palese che il disegno è di Seba. No, non sono riuscito a scrivere la frase, era troppo lunga. Da me la frase è palesemente troncata, perché si interrompe a metà di una parola. Sarà la mia. Allora, allora, la, la. Oddio, allora. Ci vuole quella destra. Cos'è sta roba? Vai, dire, divertiti, sei dei nostri. Tranquillo, è stato di peggio. Ecco, viene qua. No, 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 non parate. Aiuti a casa. Io chiedo l'aiuto da casa. Ma non è facile, a disegnare col mouse. Domando cosa sta facendo Quito in questo momento. Perfetto. No, fuck! Scusatemi. Ok. Mi sono accorto adesso. Ma queste sono le fucking... No, è sbagliato. Cazzo, sono a metà del tempo e devo ancora fare una cosa decente. Cazzo, mi sono accorto, ho messo la gomma, ho cancellato tutto. Qua qualcuno sicuramente capirà male e vabbè. No. Porca di quella troia, ma perché continua a schiacciare cose a caso? Basta, non suonare. Così ci fichiamo dentro. I piedini. Che ti hanno dato una roba feticista, Mike? Ah, te la faranno intensamente per voi. Troppo tardi! No, non ho finito, vabbè. Nemmeno io non ho finito. Madonna, bellissimo qualcuno questo. Qualcuno ha cancellato, cos'è? Questo è un bellissimo lavoro, questo è un lavoro o di Seba o di Chaos, dall'arte... No, forse è il mio, perché ho sbagliato tutto. Ho fatto un disastro io. Forse è mio, invece. Credo di aver già capito. Che non riesco a capire cosa Cristo c'è scritto. Allora non è il mio, perché non ho scritto, non ho fatto in tempo a scrivere. Io sì, invece. Allora è il mio. Allora è il cazzo. Cazzo. Non guardate la live, ma stai zitto, Lofra. No. Ma cosa vuol dire sta roba? È roba a metà. Ma chi è che sei ubriaca? Questo è facile. Allora, tac. Vabbè, facciamo così. Comunque Dil si sta concentrando, non lo sento. Sì, sì, sta concentrata, Dil. Beh. Sì, no, cioè, è difficile, dai.
Se già ero col tablet. C'è troppo poco tempo, dai. Ecco, appunto. Perché se già ero col tablet, facevo prima. Quindi volevi pure imbrogliare. Ammetti che volevi imbrogliare. E certo. Così. Oddio. So che usano la tavoletta grafica per fare sto giochino, per fare le cose molto più comodo. Oddio. Non riesco a fare queste cose. No, vabbè, un alien. Il mio non sembra proprio quello che dovrebbe essere, ma va bene. Neanche il mio, ma neanche lontanamente. Il mio sembra un golf cart. Vabbè, ma ragazzi, ma siete folli, come cazzo si disegnano ste robe? Ok. Worth. Tank. Cioè, volevo far metà disegno io, come cacchio devo fare? Stilizziamo tutto. Stilizziamo. Io non ho ancora cambiato i simbolini sulla destra, a parte la gomma e la matita, gli altri non ho neanche azzardato a toccare. Bang. Sì, poi si presuppone che qualcuno dovrebbe saper disegnare per giocare a questo giochino. Sì, allora, è un presupposto tempo. Un po' esagerato. Ma c'è poco tempo, perché altrimenti uno ci può anche dedicare. Ma... Bellissimo, opera d'arte. Mm-hmm. Dai, vieni, Yolao, vieni anche te. Tac! Manco quando c'avevo 4 anni che disegnavo così io. Ma non è la stessa cosa. Non potrai mai fare peggio di Caos, secondo me. No, ho fatto certi disegni proprio inguardabili. Il prossimo giro Aurora, allora. Il mio record rimane là, i miei disegni verranno sotto i muri delle città. Oddio, cos'è? Ah, ricorda a tutti che queste live finiscono su YouTube. Esatto, su canale secondario. Anche quella da ieri, quindi... I pervertiti finiranno su YouTube. Quindi il mio pene fotorealistico sarà su YouTube? Assolutamente sì. E anche le porcate che scrive Seba. Io mi dissocio. Il bello è che lui ti dice descrivi. Non ti dice descrivi questo disegno, descrivi questo tentativo di disegnare. Ma infatti è un tentativo dei cani. Cazzo, qua è difficile. Come fai a fare sta roba? Nell'oceano. Ma che cazzo dico? Ragazzi, però... Ma veramente... Qua la gente ha problemi, Ecco, questa è un'idea geniale che mi è appena venuta. Io compro un gesto e... Io... Witto sarà traumatizzata alla fine. Neanche di letto. No. Io ormai ci sono abituata. Esatto, ormai ci conosce, quindi. Okay. Se qua addormenta Aurora, ci sono sempre io adesso in live. Tac! L'ho sfratto. Già messo sì. Per ricordi quel fixio. Quel fixio a posto. Di Madò. Tu pensa a disegnare, vaga, meglio. Che voleva, Meo? Niente. Io mi sto impegnando un sacco, Cazzo. Per adesso sono il miglior disegnatore, Assolutamente. Non ci sono dubbi, Sei il mio preferito, a prescindere. Grazie. Ma dai, ma che cazzo è, ragazzi? Ma se seriamente. Così. Perfetto. Cerco di dare per far capire. È che sogghigna nell'oscurità. Non è come vorrei. Mi raccomando, niente nomi. No, sbagliavo. No, già! No! Niente nomi è stato detto, eh. Non lo so, pare che te in live hai i nomi. Non lo so, è l'Ofra che si lamenta. Sì, ma allora, nei nomi, cioè, i suoi nomi c'è Diva, Fixio, eccetera, eccetera. E quello effettivamente sarebbe magari anche da evitare.
Però Che disegno, ragazzi. Nel disegno non c'è il nome. Che disegno, un applauso al mio disegnatore di Gartic Fon, mai esistito. Ma che cazzo è il Covid di questo? Questo è facile. Così. Ragazzi, io ne ho fatto uno che se non capite quello sul serio. Cioè, no. No, io ho beccato il disegno di Seba e di Chaos qua. Allora sei fottuto, mi dispiace. Io vedo girare un sacco di treni e trenini in questi disegni. Allora, se non sono peni, sono trenini, quindi è inutile che siamo qua, no? Oh, mancano un sacco di persone che devono descrivere. 10. Mo ci saranno un sacco di robe vuote. Oh, finalmente una cacchio di roba. Che è ancora quello. Ma che la malata d'aviaria. Porca puttana. No, questo non lo so. Come la disegni? Questa cosa. Guarda qua. Tac. Se non riconoscete questa, siete Piccio Banane. Però mi ci sta il personaggio. Vabbè, lo faccio combo. Mike ormai è Super Mario. Basta fare la M. Senti che silenzio. Il tempo scorre, ragazzi. Il tempo scorre. Vuoi le cose fatte bene? Il tempo scorre, c'è poco da fare. Solo i veri artisti riescono a completare i disegni nel tempo giusto. Come si fa a dire Coccinella malata di aviaria? La aviaria è una cosa per gli uccelli, cavolo. Ma la Coccinella vola, però, capito? E che c'entra? Che è un bolle? No, così sembra che c'è un wifi in testa. Non, mamma mia, che orribile. No, così non è un trancio. Difficile, ragazzi, sto disegno, difficile. La mostra così, va bellissimo. No, 2 su 14. Questo è difficile. Con 2. Dai, raga, che è tutto easy qua. Easy. Ma secondo voi, se uno si accorge che qualcuno ha scritto la frase sbagliata perché ha fatto un errore, deve interpretare nell'errore o nell'intenzione? Nell'errore. Quello che vuoi, tanto nell'errore. Che se ne frega. No. Sì, perché quello che ti arriva a te dopo è il commento dell'altro. Sì, ma se uno sbaglia a scrivere una parola è palesemente sbagliata a scrivere, ma vuol dire un'altra roba. Vabbè. Tu interpretala come la interpreti. Come se vuoi. Se sei riuscito a capire qualcosa vuol dire... No. Hai visto, Francesco? Mamma mia, sei un esperto! Eccolo qua, qualcuno che... Cos'è? Il verde, sì. Il verde non l'hai mai visto te, Andrea? Sì, è decisamente questo. Tu pensa quanto tanto ci impieghi a fare un disegno decente e poi quanto uno ci impiega poco a sputtanarlo con una frase. Ma la cosa bella di questo gioco è proprio il fatto di avere, sai, il primo impatto, perché è quello che conta, no? Il primo impatto. Tu stai due ore a disegnare e cercare di dare un senso, poi quello dopo in 3 secondi mette giù una parola. Ma zio Pino. Ma che senza parole. Vabbè. Ma che cazzo è? Vabbè, ma... Raga, come si fa a fare sta cosa? Come si fa a fare sta cosa? Delle meditazioni, credo. Sì, veramente, veramente, veramente. Veramente cosa? Non ho capito. Più Gludwig for President. Più Gludwig per tutti. Troppe descrizioni, è difficile far finire. Che ha detto? Troppe descrizioni, troppe lunghe, è difficile finire. Ma sì, però sono dettagliate così. Se ci sono troppi dettagli, sì, sai, vedo.
Adesso come fai a capire? Guido sarà viva? Questa è una bella domanda. Non credo. Tank. Grande chiappa, perfetto. Fatto grande chiappa. Adesso tocca a D6 a colorà. Tac. 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 Bellissimo. Come fai a dire che ho... Ma Dio santo. Mamma mia, ragazzi. Che giocatore pazzesco. No, come? Ah già, dai, bro. Oh, no. Guard key phone? Guard key phone? 3 su 14. Un macello, un macello. 5 su 14. Siete lenti. 7, 8. È impossibile, oh, 9, veramente. 9. 10. 10. 10. 9. Certo che son viva. E sei anche traumatizzata per caso, perché... Ma che ne fa? Ancora due? Ma cos'è? L'ultimo. Un ultimo disegno bisogna fare. Raga, ma siete... Ma io vi picchio, cazzo. Cioè, Chaos, Seba, non dovete scrivere quello che sta cercando di raffigurare. Se no non ha senso il disegno, zio Pino. Cioè, che cosa dovrei scrivere come descrizione di questa roba dove è scritto box? Ah, quella è colpa mia, Mike. Allora, che cazzo scrivi box? Porca miseria, se mi arrivano due donne con zizze grandi che si littino, che cazzo scrivo io, scusami. Box. Io avrei scritto Ferrari nel dubbio. Box Ferrari. Madonna, ma è difficilissimo i segni, ragazzi. Ma non ci sta il testo. Una cazzo di parola. Una, non un periodo. Io non riesco a finire le frasi. Ecco che è Wito che scrive i poemi, Cristo. Tartaruga che vomita all'uscita di fronte dei ga. Difficilissimo. Però guardava sto cartone inutile e brutto. Se hai appena offeso le tartarughe ninja ti banno. Ah, no. Dai 760.000 minuti, secondi anzi. Grande donna incazzata. E poi... È già la seconda che disegno di sto giro. Per qualche motivo la gente si è fissata con le tartarughe a sto giro. No. Capolavoro sta facendo. Te lo faccio vedere io il capolavoro. Sono messo malissimo. Come sempre. Sono messo malissimo. Questo disegno che sto facendo è la cosa più brutta che vedrete in vita vostra. Beh, ci siamo abituati a quei disegni ulteriori. Penso di aver finito. Ho finito col botto. No, non ci siete abituati. Fidate. Questo è un mio disegno. Cazzo, era ora. No, all'uscita. Dai, che è finito sto parto. Vedi? Lofra mi dà ragione sulle tartarughe ninja brutte. Non è vero, sono bellissime. Quelle vecchie sono belle, quelle nuove sono brutte. Ecco, Lofra si sta lamentando proprio della prima serie. No. Siete proprio il contrario. Michele da piccolo le adoravo le tartarughe ninja. Porca troia. Esatto. Mangiavano la pizza, zio. Mangiavano la pizza, mangiavano. Vai, non vedo l'ora di divertirsi. Ci siamo, vai. X lo ama Alfonso Signorina. E non si parla di nomi, eh. Non si fanno nomi. Ecco non qua. Si parla con i nomi, ragazzi. Ecco.
Ma hai indovinato? Grazie, ci sta scritto, zio. Due nomi e l'ho dovuta riciclare in una canzone. Warzone, bellissimo con gli occhiali. Che siamo persone che si amano per Warzone. A posto. Sta limonando. Io ho capito esattamente l'opposto. Ciao, dico. Ti dice sulla play. Mancava lui. È diventato un ra. È diventato un ra. Stava lottando, no? Poi, lottando. Come si capivano che erano donne quelle, Diva? Scusa. Saranno il pene, capito? Per questo. È di Vittorino che ha messo le protuberanze. È come quelle di Paola, l'ha scritto. Box, ma Box si scrive con la E, maledetto. Lo so, ma non ci sono riuscito a finire. Donne si vede che si vede. È il capolavoro, è quella. Ciao Dicon, ciao. Cazzi, capolavori. Troll. Beh, questo è semplice, cioè, troll. Cazzo, semplice, ora che roba, difficilissima. Bellissimo. Hai giocato bellissimo. A Valheim, è pieno. Questo scrive, infatti, avrei scritto orco. Cerca i quadrifogli. Orca, cerca i quadrifogli, come hai capito sui quadrifogli? Non posso dire sui quadrifogli. Ma voi siete bravi però, eh? Perché si fuma? Forse ma si droga, come per... piante. No, guardate cosa ho fatto. Piante. Ecco, a me è arrivata una coccinella verde. Quindi è stata diletta a fare la coccinella radioattiva. E io infatti qua ho commentato. Ma come una coccinella malata di avaria? Aviaria. La devi smettere di scrivere, mannaggia te. Aviaria. Vai come il catarro. Come il catarro. Exit. Exit è uscita male. È uscita male di aviaria. Eccola, tanto che vomito di fuoriuscita di fronte dei ga. Gabbiani. Guarda, la coccinella quadrata è meravigliosa. Cioè, minchia, la mia era una coccinella verde. Come fai? Vabbè, oltre ma una pera. Incrociatore italiano alto mare. Tac, eccolo te là, zio. Voglio capire dove siamo arrivati in fondo qui. Perché io non ho mai visto un incrociatore nel mare. Ma qua, ma manco io, raga. Infatti, guardate che schifezza ho fatto. Vediamo che ha fatto. Ecco, se è stato. Mamma mia, ma che è? Mamma mia. Sembrava dei viustoli in un piatto. Aspetta, ma quello lì sarebbe l'alto mare. Quello che gli scatola blu là sotto. Cioè, quello è il concetto di alto mare. Quelli sembravano dei viustoli tesi in un piatto. Mortabile. Addirittura Vittorino nel prato l'ha messo. Noi che nervo. Campo di addestramento militare. Fuori d'acqua. Scusami. Io vedi, ho messo un capo, non un campo. Io pensavo di aver capito. Simone di Geova. Perché Simone di Geova? Perché? Erano in due, avevano le croci, erano per forza i testimoni di Geova. Oh mio, mi sono puro. Che cos'è sta roba, maledetta? Sei malato, Seba, sei malato comunque, veramente. Qui ci stava l'uccello del colonnello, comunque. C'è una per. Cos'è sta cosa? Minimalista, è una sorta di treno. Ci ho messo un anno a disegnare la persona male, perché l'avevo disegnata nel posto sbagliato, ho dovuto cancellare tutto. Help. Oh, rischia, vedi, ha fatto. Comunque, alla fine Seba muore sotto al treno. Sempre. Questo è il risultato. Fa una finaccia, insomma. Sempre. C'è sempre Seba, dove c'è un treno, c'è sempre. È abbastanza. C'è uno con le chiappe big. Dove le con le chiappe big. Bella testa, Tizio, mi piace un sacco. No, le palle piene. Ma che palle? Ma non è palle quelle. Sembrano due palle gonfie. No, ancora. Quanto Dio. E vai. Oddio, al cane, c'era della volpe. Cane a sei za. Però avevi disegnato troppo. Era una volpe. Oh, le sei zampe ci sta però. Mamma mia, madre, mamma mia. Però si capisce che è una volpe dalla si coda, dai. Una volpe. Gatto, dai. I colori, la coda, dai, questo è un tocco di genio di Mav. Hai visto che bello, ma non ti impegna troppo, eh? No, ma infatti. Ma io non riesco col touch per descrizione disegnare. Dettagliata. Il miglior disegno di Seba.
Beh, però i tre occhi non ce li aveva, scusate. Beh, se questo qua è il disegno più bello che hai fatto finora. Fixio. Ma dai, Fixio, ma che era sta roba? Il gatto è un bel di Chernobyl. Grazie, colonnello. Grazie. Il gatto ha tre occhi, sì. Ah, ecco perché mi è arrivata la centrale nucleare. Era obeso, non si vede. Gatti, la decidere per eccellente. Eccellente. Il signor Barz. Sei come guarda Aurora. A posto. Ah, ecco. Io qua non sono riuscito a scrivere, mi sa che ho rovinato tutto. Allora, sì, combinato quello che ha piccolo. Combinatore per testare. Guarda che fa uè. Il telefono azzurro, se vede sta cosa è finita per secco, eh. Ecco che arriva Aurora con piccone, ragazzi. Che non c'è. Ma perché si sa che è secco è con piccone. Scappa. Tartaruga ninja che scappa, niente qua. Bellissima questo. Dai, si capisce che tartaruga ninja. Tartaruga ninja che corre a mangiare pizza. E qua giustamente sta. Bello, bello, ci sta. Il messaggio è arrivato abbastanza chiaro. Okay. Dai, bella pizza. Che faccia triste. Questa tartaruga era a dieta. Per quello va a mangiare. Ecco, qua volevo scrivere Dile che sfratta secco dal PC a vedere cosa veniva fuori, ma mi avete proibito di usare i nomi propri, io l'ho rispettata davvero. Qua mi sa che ho fatto guai io. Sto sempre... L'han capito. Volevo scrivere sta sempre al PC, ma era troppo lungo. Ah, era un cuore quello in mezzo. Scritto secco? Sì, però... Secco? No, ecco, qua ho fatto guai io. Fare del modi. Cos'è? Non sapevo cosa fare. Non sapevo cosa fare. Goku Super Saiyan 3 diventa una stella. Stella, ragazzi, gruppo di stella. Carte. Banana che vince a bicchiere. Che banana, no, che è bellissima. Ho vinto. Bellissima questa. Oh, Dio santo. quando è ganza quella banana. Sembra un po' banana drogata. Quella banana sono sicuro che sia proprio quella che comanda. Bellissimo. A me questo non è arrivato, l'Android così perfetto. E ma poi due palline, poi gli metti di sopra praticamente, gli cancelli la parte con un rettangolo sì, bianco. Cazzo, bellissimo. Dio ha beccato la scena perfettamente lì. E poi allora ci ho pensato io a rovinare tutto. Ha messo il libro di Mike sul pene lì, Seba. Ma si è uscita con i cranini. Ma no, ma c'era il telefono ed era una M di Mike. Ma infatti, in che posizione era la M del telefono? Quei treni. Vabbè, ascolta, non è che io sappia disegnare, se no poi sarebbe tutto male. Ma neanche io. Non è che è piccolo. Però si è partito dal logo Android a Mike da piccolo, signori. Ma colpa di Fixio, ma che cazzo, ho fatto un telefono con un mino la e Android. La ciabatta bucata. Che schifo. Beh, è un bel disegno comunque. Poi Mike, poi c'è sempre. Tra l'altro i piedi di Mike puzzano, si capisce chiaramente da questa immagine. Pantofole funzionanti di Mike bucato. Con lo smalto. Se l'ha messo lui, eh. Le pantofole di Mike. Onesta, una ciabatta onesta, tridimensionale. Sì, è bella sta ciabatta. Ma perché c'è infatti, vedi, è resistita. No, vabbè. A me è arrivato a le nippi. Ma cioè, più che altro dove ha infilato i piedi Mike in quelle ciabatte, visto che la bocca è verso il soggetto nel culo, ci siamo capiti. Anche a capire quella ciabatta della Vippi ci vuole una mente con... la bocca quella.
Cazzo che si rilassa. Ma che gatto conosci? Ma, sarà talpa morta. Questo è chiaramente notaria, Grud, notaria ti è venuto. Musk, lascia il risultato in Bitcoin. Musk. Musk. Ecco, quel cappellino sarà diventato subito Mike, perché a me è arrivato Mike in Bitcoin. Ma scusami, c'è una M sopra. Mi è arrivato good sto shop. Good shop. Ma che paga con Bitcoin? Vabbè, bello questo. Se lo scrivete così non vale, dai. Da notare i tasti tridimensionali. Le sfumature. Ah, ecco, questo sono stato bravissimo. Mi è arrivata sta merda, mi è arrivata. Guarda che capolavoro. Ma capisci che siamo... Trapper. Bella frase. Bella frase. Vuole essere giovanile. Vuole essere, grazie. Giovanni, spalvero i Lego. Ecco perché doveva essere giovanile. Che vuole pulire i Lego. Sì. Ah, con lo straccio. Ecco qual era il senso di domani spolvere i Lego. No, questo è orribilante sto disegno, eh. Pinocchio nello spazio, Eva che fa dire wow. È orribilante sto disegno. Saturno, no, no, bello, ma che figata. Vito sei segnato. Vito. Vito sei segnato, ragazzi. Ecco, a me è arrivato col teo tutto. Ecco, poi qui c'è una deviazione mentale positiva che insomma poi diventa un alieno e raggio distrugge alieno. Beh, questo caos l'ha fatto giusto. Poi si diventa più specifici perché a me arriva qua, ecco, nella pancia. Quindi quella sembra un uccello quello che... Ah, per fortuna. Missile alieno, tentato, proprio il minimo. Ero tentato di mettere qualche cosa, però ho detto vabbè, evitiamo. Cos'è sta cosa? Cos'è questa cosa? Qua è la Seba che si droga. C'è un portale, capito? Aspettate di vedere il mio DJ. Ecco. Proprio minimalista. Bello, bello se sa, però. Cioè, però hanno i raggi laser, hanno l'UFO e sono verdi. Tu nella fattoria con... Vabbè, però Mike... Ma c'era tu, veramente. Beh, però si capisce un po'. Che è ma voi usate tutte le formine, i quadrati e i tondi dei simboli. A me è arrivato sta domanda. Gugu Gaga. Aurora, non è riuscito nel suo intento. C'ha ragione lei. Mamma mia diva, mamma mia. Lo so, ho sbagliato UFO. Tutto. Ma che UFO è? Vabbè, ma che trattore? Trattore fa cagare. Trattore è un macello. So, guarda che roba. Bene. Che cavolo di trattore è quello? Bravissimo. Ragazzi, quanto so forte disegnavo. No, ma fa schifo quel trattore. Ma che fa schifo? Ciao. Un trattore nello spazio. Ma è più brutto del mio, fix. Il trattore più bello è sempre. È la versione brutta del mio. Che è? Un bruco spaziale, ma che è? Ma chi è che ha fatto il bruco spaziale? Glu, ma porca vera. Io, ma guarda, guarda lì la descrizione, guarda la descrizione, 300 righe. Ma guarda, guarda quello, non hai fatto, fatto un bruco, hai fatto. Ma no, perché è Fixio. È tutto nero e si è levato tutto quando quello che ho fatto. Fixio, Fixio, tu parli del bruco, ma tu che trattore hai fatto, Fixio? Ma guarda, Fixio, ma è bello. Ma dai, ma è orrendo, ma sembra, ma sembra il carrellino del ghiaccio, quello là che spingi qualcosa. No, è la testa di Optimus Prime. È arte. Mamma mia, prendi l'arte e mettila da parte. Sai che sembrano quei carrelli delle hostess che spingono il cibo negli aerei? Compiere le prese con incendio fasullo, ecco cosa cazzo è diventato. Se ma cos'è il fire? Perché il pompiere si è trasformato in me? Non lo so. Ah, perché l'ho deciso io. Ah, ecco. Pompiere spegne Andrea fire. C'era scritto fire, pensavo fosse quello. Pompiere che spegne diva a fuoco. Ma perché diva? Perché io? Io secondo me questo tizio aveva l'aria di un fixio. Diva in fiamme spegne fix, cioè. E fisso lo spegne. Ma perché ti fanno sempre l'aereo viola? Fe spegne, addirittura si sfido F. Una persona che fa poco che pensa a una A.
Ma... è un incendio. Ma gli tira l'idrante in testa, gli tira. Santo Dio. Bagna a casa non senza c'è tempo. Vabbè, ma c'è il punto di domanda. Oh mio Dio. E c'è Witto. Eccola. L'altro, troppo timido per rubare. Io qua sono già è arrivato all'opposto, ragazzi. È rapina. No. Rapina. Ok, si è già fare un ladro timido. È bello qua con e questa è una domanda. Cos'è, come è il deposito di zio Peperone quello. Rapina una banca, non in banca. Che schifo. È morto. È morta della gente qui, eh. Che poi è una scimmia quello di il rapinatore. È sempre Mike che rapina una banca. Banca e dollari. Ah, questa è l'opera che... Questa mi sono trovato io. In una grotta banca. Ma che è, Victorino? Cos'è quella fish lì? È che sembra che spara una palla di soldi. Dovrebbe essere il sacco dei soldi con sopra il simbolo dell'euro. Cos'è quella fish? Spara una palla di soldi? Porca tre, ma vi fate roba buona, no? Vabbè. Vabbè, grazie. Ci stava, dai, il mio disegno era orribile. Ti lascio il posto a secco che tento da addormentare Aurora. Perché se no, questa stasera. Niente. Ciao a tutti. Ciao, Dile. Ciao. Buonanotte, ciao. Buonanotte. Ragazzi, vi lascio pure io. Sectorina, l'ultimo giro, dai. Dai, Sector, non fa no, basta, sono già le 11. Ma c'ho a svegliare 6. Io c'ho le 5 e mezza, ti batto. Vabbè, allora andiamo tutti a letto. Buonanotte Seba. Solo se vengo a letto con te. Anche ciao, Seba, sta andando. Ciao Seba. Buonanotte Seba. A tutti ragazzuoli, alla prossima. Ciao Secto. Ci sentiamo tra 6 mesi, Secto. Ciao caro, assolutamente. Allora. Bravo. Loca, vede dell'arte in me, il che è un problema, ragazzi. Sì, ma se metti la speedrun ci divertiamo, sì. Abbiamo molto meno tempo. Appunto, fammo speedrun, dai, fammo speedrun. C'è Secco, è tornato in postazione. Buonanotte, Witto. Sì. C'è so. No, il grande disegnatore, oh. Witto, il grande artista. Complimenti, un applauso, Witto. Grande Witto, magari ci. Next days ci sentiamo e facciamo una cosa in orari decenti, eh? Ma se invece famo una nomi, cose, città al volo? Che cazzo sta? Zio, ma tu hai idea di che ore sono? Secondo te no? Ciao Witto, buonanotte. Buonanotte Witto. Ciao, buonanotte. Proviamo una speedrun, quello lì speedrun, vediamo cos'è. Ci sentiamo su Steam, ciao. Mi piace quello che mi suggerisce, uso la sua. Mi sa che la uso anch'io. Easy peasy. Andiamo? Andiamo? Qua è veloce. Questo è facile, dai. No, ne sono uscito. Che significa, mo? Minchia, è velocissimo il tempo, raga. Signor Monaco. Ho sentito solo io Monaco. Quanto dovrei insegnare qua, cioè. Veloci che sta finendo. Capisco, cioè, però non posso mettere lettere, ma che devo fare? Io ho fatto una cosa un po' difficile, vabbè. Perfetto, quello è fatto, quindi qua. Disegniamo la cosa principale prima. Vabbè, è impossibile, ragazzi. Ci fanno qua il tocco di classe. Allora. È veramente difficile. Adesso mi insulterete molto per questo disegno, io lo so. No, orco. No, zio Pera!
Vai, mi è pronto. Che cazzo è sta cosa? Ma che è? Ma che cazzo sta scrivendo, raga? Ma che no, è solo riuscito a scrivere. Non so, no, io non sapevo scrivere, ragazzi, non sapevo scrivere. Uppa la maiella. Ma che cacchio è questo? Uppa la maiella. Ma dai, ragazzi, è impossibile qui, ci poco tempo. O se fa robe semplicissime, se no è impossibile. Stupido che fosse un arti. Tac, tac, dai, cazzo, sei esperto, Vixio. Dimostra la tua potenza. Sì, no, vabbè, comunque qualcosa tiro fuori dal cappello, ma... Sì, beh, sappiamo cosa tiri fuori dal cappello. L'abbiamo visto prima, porca troia. Ragazzi. Il trattore che consegna il cibo in aereo. Tac, bitches. Dai, questo è facile. Facile, porca miseria. Cioè, dai, cazzo. Che cavolo, mi sono capitati i geroglifici. Buonanotte. Buonanotte, Fixio. Notte, Fixio. Buonanotte, Fixio. Dove vai? Buonanotte. No. Finito il time, finito il time. Spider Porg. No. Spee. Lo speed. Sì, ma non potete. Cioè, che cazzo di senso ha sta roba, raga? Cioè, alla fine verrà fuori sempre la stessa minchiata. Porca troia, perché? Cioè, vabbè. Che hai fatto? Che hai fatto? Non lo fai arrabbiare. Non è divertente così. Che vuol dire? Tin, 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 tin. Ribellati, adesso voglio vedere cosa stai disegnando, Mike. Come cacchio faccio capire? Ma non si capirà mai. Lofra suggerisce di ribellarti. E vabbè, qua qualcuno... Esatto. Ma che cazzo di segno è? Questo è facile, dai. Ma che cazzo è? Ma cos'è? Oh, continuate a dire ma che cazzo è dall'inizio di cosa? Ma chi è Mariuccia? Senti che silenzio di nuovo. Ma quando c'è poco tempo? No, adesso c'è il tempo, però non capisco neanche cosa come disegnare. Il logo delle poste? Poste ID? Che cavolo è? Poste ID? Oh, che è sta roba? Oh, yeah. Oh, non ho finito di disegnare, mannaggia. Per power? Mm.
Ah, scrivete che sento i poemi qua. Non ti dà manco il tempo di scrivere, cazzarola. Infatti a me capitano solo segni, non è... Solo segni. Easy. Johnny, è l'ultima partita di questa sera, bello. Però ne faremo altre più avanti. E comunque devi essere abbonato per poter entrare nel Discord. Ok, se come è finita? Donare, sì, su... vabbè, anche io. È lì. Finché voi state disegnando, io sono molto rilassato, anche perché insomma qua i temi che mi sono capitati sono abbastanza banals. Tu hai detto niente peni. Ho fatto un contatto. Che cazzo è sta roba? Bene. Veloce, veloce e indolore. E indolore, esatto, bravo. Dai. Bella infermiera Poputa. Ma perché c'avete sta roba del Poputa? È l'ultima cosa, quindi. Cioè, che ovviamente. Vuole? Dottoressa. Vabbè. Chiaro, in mezzo alle nuvole. C'era pure dei cani, eh? La dottore. Volevo scrivere di Mike, ma non mi è venuto. Ancora con sto Mike, oh, che palle. Ma dottore. Come fai a capire una dottora secco, mannaggia? Infatti, donna. Tu ho finito il disegno, c'era poco tempo. C'è una croce almeno. Ma che infatti, è? Il simbolo della donna. Maschile più femminile, Chaos Killer qua si droga. Ha aggiunto pure l'altro, capito? Infatti la donna è bella e croce verso il basso, quello non è mannaccia a te. Vabbè, è uguale, siamo sempre lì. Sessuale vuol dire che sarà. Minchia, neanche il tempo di vedere le linee stanno sotto, invece quello maschile sta sopra, quindi in realtà... Cazzo, un cretino, ho sbagliato. Adesso potete vedere il mio bellissimo disegno. Ah no, vabbè. No, non è quello. Parco sulla luna. Questo è il mio bellissimo disegno. No. Ah, c'è prima il colonnello, l'avete rifatto. È schifo, colonnello, questa cosa mi ha deluso. Oh, però è stato replicato due volte. È arrivato un messaggio. Ma perché usate? Questa cosa. Cosa? Ho provato a disegnare un astronauta, ma mi è venuto malissimo e l'ho cancellato in fretta. Sperando che il cerchio facesse capire. A me è arrivata sta roba che sembrava tipo una cialda. Cialda. Questa volta fosse una cialda. Una cialda. Una cazzo di piadino quella. Un muffin. No, come si chiama quella? Tipo waffle. Godzilla. Ah, è arrivato anche a me Godzilla, quindi qua non è stato travisato. Sì, questo era facile. No, perché io l'ho cambiato. Mi avevo detto che fosse un T-Rex. Perché qualcuno l'ha riportato a Godzilla allora. Sì. Dinosauro. Che giro che ha fatto. Denver. Oh mio. Che c'entra Denver? Denver, cazzo. È un dinosauro Denver. Oh, secco, eccolo là, il dinosauro di secco è diventato Godzilla. Però è tornato all'originale. È tornato all'originale, infatti. Involontariamente sono andato all'originale. Bellissimo il Godzilla di Pepsi. Oh. Sarebbe la prima volta, eh? Oh, la prima volta, è la prima volta che se riesce... Che parte e rimane, infatti. Ah, la seconda volta. Se è travisato, ma ha recuperato. Questo come cazzo? No, anche la partita di prima, il mio pompiere che spegne un incendio che non c'è, alla fine era vuoto la casa. Ah, ma ha disegnato un clown, quindi. Come ho fatto a fare clown, però? Un pagliaccio. Mi sa che è rimasto il mio, quello che avevo io. No, a me mi è arrivata la frase de glue. Eh sì, se metti vuoto, infatti non aspetta, Mi sembra un portiere.
Ma no, ma c'aveva il naso rosso perché era un pagliaccio, ma voi non capite niente della mia simbologia. McDonald's, come il minimo cazzo hai scritto anche te. Topolino che piange a Disneyland. Cos'è quella roba a destra, Divan? O Toodles. Che ha detto? O Toodles. Era l'orologio volante. Ecco, adesso sembra un panda più che un topolino, effettivamente. Ne arriva un koala, infatti. Che cazzo è sta roba? Ma perché piano i cerchi? Che cazzo ha? Al bambù. Bambù. Niente, Mav è stilizzato proprio. C'ha pure la mascherina. Sento peluche. Sento peluche. Poi per i pubblici? con l'artigli. Gli ho messo però... È quasi da rasata. Io ho messo la cosa che mi suggeriva casualmente. Ah, posto. Vabbè, allora, qua c'è ragazzi. Ma che ruota è? Ecco, ma facevo una ruota, ho messo 16 più adolescente. Ma cazzo, una ruota panoramica, scimmia. Che cazzo dovevo scrivere? Una scritta con scemo chi legge. Arriverà fino alla fine? Non credo. No, l'ho interrotta io sta cosa. Indicazioni del bagno. Indicazioni. Bagno. Ma perché? Ma perché? Bagno. Ecco. Alla Eco, bello in legno. Bagno santo a testa, perché bagno santo? Bagno santo. Bagno santo. Perché è proprio la croce. Bagno santo. Ciu, che cacchio era? Tu poi l'ha fatto scrivere. Io ho detto Ciu e basta, che dove va? Ma che è sto Ciu? L'interpretazione com'era? Addio. Ma che è sto Ciu? Ma che è? Dio. Creazione. Ma c'è Mike che compare sempre. Che cos'è Silio Mariucci? Ma infatti che cazzo è Silio Mariucci? è finito che fa. Dio santo. Era un pa. Ah, ecco perché a me è arrivato Superman. Era un pa l'alzo, così non ci è arrivato. Io ovviamente ho modificato in Super Mike. Ovviamente. Porco cazzo. Host. Prossimo caos. Per fortuna abbiamo finito qua. Cavallo ancora con sto Lofra. Ma c'avete con sti nomi? Ha la pistola proprio. Però gli occhiali. Capra che rapina Lofra. A me è arrivato un maiale che rapina Lofra. Che me è il maiale. Ho scritto io il maiale che rapina Lofra. Ma perché maiale marrone? E cos'è quell'animale? Scusa allora. Porco ladro. Porco ladro, ecco, mi è arrivata questa. È bellissimo, il porco bellissimo. Ecco, questa era la mia intenzione. Adesso vedete cosa viene fuori quando lo faccio io. Ecco. È arrivato il segnale, è arrivato. Ma che cos'è? Una palla con un naso, soldi sporchi. Soldi maiale, sporchi, capito? Ah beh, giusto, molto più. Sei un pro dei cose, dei... Mica, abbiamo capito che a Fictorino spiace il minimalismo. Vabbè, non sono capace di disegnare normalmente, io disegno minimalista. Che bello. È bello questo, un po' ciccione, ma vabbè. Speed. Ecco perché sentivo parlare di post-ed. A me arriva lo speed. Che ne so io. Devo scrivere che Spider-Man non mi ci fa speed. Parcheggio. Mi sono riuscito, ragazzi. Parcheggio. Cioè, da Fixio Spider-Man è arrivato al parcheggio. Parcheggio. Ma che è quella roba? Righello. Ma perché Righello? Se ci mettevi delle cose, di Righelli usavi. Cosa?
Fotografo quell'altro sono la beppe tu Mike, porca troia. Era il consiglio che mi dava, eh? Enologo fotografo. Beh, voglio capire cosa mi è arrivato alla fine. Fotografo. In posa addirittura. A me questa non mi è arrivata, eh. Sembra che mangia un panino, eh. Infatti a me questa è arrivata. Ma che cazzo il panino mangia? Ecco, Seba. C'era un treno. Treno investe uomo che mangia un panino? Ah, mi arrivava questo, ma dai. Dov'è il treno, Carlos? Dov'è il treno? Doveva essere. Ciao Mattia, per giocare devi essere abbonato perché devi entrare in Discord. Che è solo per abbonati. Ma il treno lo vece. Cioè, come cazzo lo disegni? Santi Dio, ti arriva addirittura in faccia il treno. Non c'è abbastanza tempo per fare un treno. Ma infatti. Ma invece di disegnare da davanti, disegni di lato. Monaco che pesca su un fiume. Cioè, questo ragazzo. Mente, a me è arrivato Monaco che disegna il cielo. Ah, il cielo proprio. Eh sì, sono stato io. Ok, il vestito del Monaco si capisce. Contro A. Ah, contro, box. Io pensavo che stesse tipo benedicendo. C'è una A. C'è una A. Parroco, guarda che cazzo è il parroco che mi insegna questo. Pare da satanista, non lo so. Cardinale che regala croci, che regala croci. È lì con due croci in mano, che cazzo sta facendo? Che regala croci, che lui. Ma questo gioco è sempre fantastico. Sì, aspetta, run, però no. Vabbè, signori, momento di andare a letto. È il momento delle banane. Domani sera non ci sarà la live. Che è successo in chat tutti quelli eliminati? Dei banane che... Dei volevano farsi bannare. Così abbiamo soddisfatto anche il bisogno dei nostri mod di bannare un po' la gente. Domani sera non c'è live, domani sera c'è... Che cosa? Resident Evil. Esatto, su Discord, quindi se siete abbonati vedete le peps che si gnegna caga in braghe giocando a Resident Evil. Peps, Mav e Glood, abbiamo iniziato ormai in triste avventura. Dalle 21:30. Ecco, siete sentito? Bene. Ma se streamate su Discord, perché non streamate direttamente sul canale? C'è tantissima gente che streama sul canale di altri. Perché io dovrei ostare lui che streama sul suo coso, ma in realtà è tutto un casino perché bisogna che si imposti tutte le cose, quindi... Deve arrivare almeno a 100 abbonati, Mike, per avere questi. Vabbè, abbonatevi, venite sul Discord e lo guardate là, è uguale. Così pagate. Che è diplomatico, è diplomatico, è diplomatico veramente. Bene, ha finito Resident Evil, Simon. Mannaggia. Comunque, a proposito, domani... Sì, domani dai, domani dalle 10 ci sono anch'io a vedermelo, quindi tranqui. Bene, buonanotte signori, grazie alla compagnia, grazie a tutti per aver giocato con noi. Ciao a tutti, ciao. Andrea, ciao, ragazzi, ciao. Ciao. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Alla fine muoiono tutti, come sempre. Ma anche qua, alla fine tutti sono dei banani. Quindi buonanotte, ciao. Vai Peps. Buonanotte.